Ero giusto ad un passo, così dal mettere la testa fuori dall'acqua, quando una mano mi spinse e ricaddi, precipitando sulla terra bagnata. Non capivo cosa stesse succedendo. La confusione era così grande che dovetti scuotere la testa per riprendermi, poi riemersi. Sentii una risata e vidi cosa c'era davanti a me. Seduta sul terreno fangoso, in mezzo agli arbusti, una giovane ragazza con i capelli biondo cenere mi stava fissando. Non doveva avere più di 15 anni. Era Veronica ed era vestita con una camicia bianca e pantaloni estivi. Era la prima volta che la vedevo dopo molto tempo. Probabilmente erano i suoi passi che avevo sentito mentre ero sulla bicicletta. Ma che ci faceva lì? «Ti sei spaventato?» mi chiese cominciando a ridere. Il sole le illuminava quel dolce viso gioviale. La sua voce rimbombava dappertutto e per un secondo il mio cuore cascò. «Scusa comunque», sussurrò e mi diede una mano. La presi e uscii dall'acqua. Ero tutto infreddolito e aprii lo zaino per cercare gli asciugamani quando sentii la mano di Veronica sulla mia spalla. «Che ci fai qui?» «Che ci fai tu piuttosto?» replicai. «Lo ammetto», lo dissi in tono alquanto sgradevole e irritato, anche se lei non sembrò prendersela male. «Io? Oh, niente. Sono solo venuta qui a farmi un bagnetto. Per quale altro motivo sarei dovuta venire?» Arrossii fissando Veronica negli occhi. Lei smise di fissarmi e si porse in avanti per controllare il mio zaino. «Non toccarli», le dissi, mentre prendeva i fogli con le storie. «Sono per un progetto scolastico». Rise e rimise tutto a posto. Stavo per chiederle da quanto tempo era che non ci vedevamo e come stesse Josh quando iniziò a spogliarsi. E posso dire senza problemi che quella sia stata la visione più bella che il me tredicenne abbia visto. Le sue spalle erano perfette. Quelle cosce avevano una forma dolce e il suo corpo sembrava quello di una fata. Una volta nuda mi prese la mano, mi buttò a terra l'asciugamano e si tuffò insieme a me. Ero elettrizzato. La mia testa rimase 10 secondi sott'acqua e poi la cacciai fuori, prendendo enormi boccate d'aria. Veronica sorrideva. «Nuotiamo in quel punto del lago», disse indicando un punto scuro dell'acqua vicino alla riva opposta. Nuotammo per almeno 7 minuti e alla fine raggiungemmo il punto. «Qui», disse Veronica, «si dice che una madre abbia annegato 2 figli, gemelli, di 6 anni. La donna, che di nome faceva Sara, viveva felicemente con suo marito e i figli, finché un giorno non scoprì che il marito, che di nome faceva Steven, la tradiva con una vicina. Furibonda decise di fare un atto folle. Prese i suoi figli, li portò qui, disse loro di riempirsi le tasche con delle rocce e poi li buttò in acqua. I cadaveri vennero rinvenuti in questo punto qualche ora dopo». La fissai stranito. «Spaventato, eh?» emise un risolino. «Abbastanza», sorrisi in modo imbarazzato. Rise e mi schizzò dell'acqua in faccia e io feci lo stesso. Per i successivi 10 minuti ci divertimmo con questo gioco, finché non ci stancammo e lei mi propose di bere qualcosa di fresco alla sua casa sul lago. Ero incuriosito. Una casa sul lago? Josh non me ne aveva mai parlato. Stavo per fare domande, ma la mia bocca si chiuse non appena sentii una strana sensazione su tutto il corpo. Avete presente quella sensazione che ti viene quando qualcuno ti fissa? Quella di sentirti degli occhi puntati addosso? Ecco. Avevo la sensazione che qualcuno ci stesse osservando, lì tra gli alberi della riva, e per un secondo mi sembrò di scorgere un'ombra. Un pesce mi passò accanto. «Ma sì, perché no?» Lei sorrise e uscimmo dal lago. La casa sul lago di Veronica era vicino a quella della signora Maggie, che adesso penso appartenga ai figli. Era una casa tutta dipinta di giallo, con una piccola porticina in legno e un meraviglioso giardino di fiori, anche se sembrava un po' incolto. Veronica aprì la porta con una chiave che aveva preso dalla tasca. La sensazione che qualcuno ci stesse osservando non era ancora passata. «Entra!» Il soggiorno della casa era ben illuminato e al centro si trovava un tavolo con un vaso di fiori. Un tappeto con fantasie floreali era posizionato vicino a una televisione. Un ognomo di plastica mi fissava dall'alto di un mobile. Mi sedetti a tavola.
Josh non mi ha mai detto di avere una casa al lago, affermai mentre Veronica mi versava della Coca-Cola in un bicchiere e si sedeva a capotavola. A proposito, come sta? È da tempo che non lo sento. Bevi la coca. Veronica mi fissò ardentemente. Non voglio parlare di Josh. Pensai che stessero attraversando una fase difficile, dunque capii. E per quanto riguarda questa casa, apparteneva a zio Robert. Josh non me ne aveva mai parlato. Suo zio Robert era un tale che lavorava in una fabbrica della città, a parecchi isolati lontano da me. Non l'aveva mai visto di persona, ma il mio amico lo descriveva come un uomo buono e spiritoso, pronto a fare battute e ad aiutare gli altri. Chiaramente aveva comprato quella casa qualche mese fa e io non lo sapevo. In che senso apparteneva? Mio zio è morto ieri, rispose Veronica dopo aver bevuto il suo bicchiere di Coca-Cola e versato la lacrima. Oh, dopo un attimo di silenzio, ebbi la forza di chiedere: com'è successo? Mio zio era un uomo forte, sai. Aveva sempre combattuto contro le difficoltà della vita. Ne era sempre uscito indenne, ma c'era un male che non poteva sconfiggere. Iniziava con la lettera C ed era cancro. È morto ieri, tra le braccia di mia madre, con tutti noi che lo fissavamo piangendo. È stato orribile. Proseguì parlando di come fosse venuta lì, all'insaputa dei genitori, per sentire un ultimo contatto con suo zio, stando in quella casa e nuotando nel lago. Mi definiva una campionessa, diceva che nuotavo come un atleta e che ero bravissima, e ciò mi dava coraggio. È morto solo ieri, ma già mi manca. La abbracciai cercando di consolarla. Avevo solo 13 anni, ero poco più di un ragazzino e non avevo vissuto ancora appieno la vita, ma potevo sentire il suo dolore. Qualche minuto dopo decidemmo di fare una passeggiata intorno al lago. Le avevo detto che avrebbe dovuto cercare di essere felice, perché era così che avrebbe voluto suo zio. Ora eravamo inoltrati nel bosco e stavamo discutendo del nostro futuro e di quello che avremmo fatto da adulti. «Voglio diventare una cantante», mi aveva detto Veronica sotto una quercia. Quando lo fece, nei suoi occhi vidi brillare una luce intensa, una luce di speranza. È la stessa luce che hanno i bambini quando ti parlano di quello che vogliono fare da grandi, solo che a lei non si era spenta. «Farò la storia. Diventerò la prossima Taylor Swift o la prossima Rihanna». Sembrava crederci. Ci sedemmo su un tronco e io posai lo zaino a terra. Dalla tasca tirò fuori un telefono. «Ho scritto delle canzoni e le ho cantate. Le ho registrate su questo aggeggio. Dimmi se vanno bene». Le sorrisi e rovistai nel telefono finché non trovai l'audio da ascoltare. All'inizio pensavo che non fosse nulla di che, ma quando lo ascoltai dovetti ricredermi. Non era un capolavoro, assolutamente, ma non era per nulla malaccio. Veronica avrebbe potuto davvero diventare una cantante. Il testo parlava di una donna che perdeva ciò che aveva di più caro in tutta la sua vita e come affrontava il tutto. Non l'ho mai detto a nessuno, ma questo divenne la trama di Storia d'estate. Fu grazie a Veronica che trovai l'ispirazione. A volte vorrei che lei non mi avesse mai incontrato. Al giorno d'oggi sarebbe viva e avrebbe potuto avere un buon lavoro e una vita felice e avrebbe potuto lasciare un vero impatto. Penso a quante persone avrebbero potuto cambiare il mondo se solo non fossero morte giovani. Farò la storia. Le ridiedi il telefono. In quel momento un uccellino che portava la pappa ai figli cadde a terra morto. Ancora oggi non ho ben capito quali fossero le cause della morte. Sopra le nostre teste, nel nido, i piccoli imploravano disperatamente di mangiare. «Deve essere terribile», disse Veronica. «Immagina quei piccoli uccelli che aspettano la loro mamma e che continueranno ad aspettarla solo per rendersi conto che lei è morta». «Ehi, sono cose felici», sbottai. «Prova a salire sull'albero e a dare il cibo agli uccellini. Credo che li renderebbe felici», sorrise. Annuì, andai dal cadavere dell'uccello e presi i vermi che gli erano rimasti in bocca, non senza una nota di disgusto. Poi dovetti salire sull'albero. In un istante si susseguirono vari flashback. Io che da bambino salivo sull'albero che avevo fuori dalla mia vecchia casa. Io che cadevo dall'albero. Alberi, alberi, sempre e solo alberi.
Mentre salivo su, Veronica mi spronava urlando che ero un bravo ragazzo. Raggiunsi il nido degli uccellini. Erano 5. Diedi loro i vermi e stetti per scendere, e fu allora che il ramo su cui poggiavo il piede si spezzò e caddi al suolo. Per un secondo vidi tutto buio, e poi Veronica china su di me a chiedermi, con qualche risata, se andasse tutto bene. La amai. Mi rialzai con i vestiti sporchi. In quel momento la sentii. Era il flash di una fotocamera. Era lontana, ma io lo potevo sentire, anche se Veronica no. Qualcuno ci stava scattando fotografie. Mi guardai intorno. «Cosa c'è?» mi chiese Veronica, diventata improvvisamente seria. Mi scansai da lei e mi mossi nel punto in cui sentivo rumore. Era dietro a quei cespugli, o qualche metro da noi. «Ehi là!» dissi, con Veronica dietro di me. L'aria si era fatta immobile. Non si udiva più alcun suono. Per un minuto io e Veronica fissammo i cespugli immobili, e fu allora che una figura incappucciata si alzò in piedi e corse via. Dimenticando il mio zaino, io e Veronica la seguimmo. Si muoveva veloce e già la stavamo perdendo quando Veronica prese un sasso da terra e con una precisione impressionante lo lanciò sulla spalla del tizio, che cadde per qualche minuto a terra, ma si rialzò subito in piedi e scappò via. Lo perdemmo cercando a lungo nel bosco, ma non riuscimmo mai a trovarlo. «Guarda qui», mi disse Veronica mentre mi riposavo per la lunga corsa. Il tipo aveva fatto cadere delle fotografie a terra e quando le vidi mi raggelò il sangue. Mostravano me e Veronica mentre ci facevamo il bagno, e non solo quello. Mostrava anche noi due dentro la casa dello zio morto, mentre bevevamo la nostra Coca-Cola. Si era appollaiato alla finestra e ci aveva fatto delle foto. Notai che Veronica era sul punto di vomitare. «Andiamocene di qui», bisbigliò lei, divenuta improvvisamente pallida. «Ma andiamocene, basta». Prima di andarcene però, mi ricordai del mio zaino. Lo presi, ma quando ci rovistai dentro, notai che i fogli erano spariti. Probabilmente li avevo persi durante la camminata. Pazienza, eravamo terrorizzati e non ci parlammo più. Quando arrivai a casa, mia madre mi chiese dove fossi stato e io le risposi che ero andato al parco. Quella notte cercai di riscrivere le mie storie, ma invano. Alla fine, terribilmente assonnato, decisi di mettermi a letto e fu allora che sentii qualcuno battere alla finestra. L'aprii, ma non vidi nessuno. Sul davanzale, però, c'era qualcosa. Era un biglietto che diceva: «Mi sono piaciuti questi racconti». E accanto al biglietto c'erano i fogli con le mie storie.